Che palle. In questi giorni non funzionano i consigliati, non funzionano i commenti. Agli iscritti non arrivano le notifiche. Io cosa posso fare? Io cosa devo fare per prendere qualche visualizzazione? Per far sì che la gente si iscriva ancora al nostro canale? Devo fare un video che vada nei consigliati alla gente. Ma a chi lo chiedo? Anzi, chiediamoglielo insieme, dai. Maledetti scioppone del porco. Oi, bella, Octi, pura febbre italiana, giusto? Certo, dimmi tutto, Shitcock. Allora, mi serve un consiglio. Ho bisogno di una tipologia di video che arrivi nei consigliati a tutti i miei iscritti. Tutti devono vederlo. Tutto il mondo deve iscriversi a Shikokujin. Non è che potresti darmi qualche consiglio? Che stolti, si vede che siete dei novellini, Dio. Le top 10 di Clash Royale. Le top 10 di Clash Royale! Ah, va bene dai, che tattico. Ciao Octi. Bon, ciao, ciao, e di ai tuoi iscritti di seguire la Profi Bertelliana. Bon, ok. La decima carta della classifica delle migliori 10 carte del momento dopo l'aggiornamento del Gran Cavaliere su Clash Royale sono i pipistrelli. Ebbene sì ragazzi, tanti potrebbero chiedersi come mai proprio i pipistrelli al numero 10 come carta. Ovviamente non è per la loro qualità di attacco o perché vanno da soli alla torre, anche perché sappiamo che nel momento in cui li mandiamo verso la torre gli spiritelli muoiono subito. Però sono un'ottimissima carta di difesa, principalmente per il loro basso costo di elisir. Infatti, una cosa che è da notare subitissimo è il fatto che fanno molti danni per il poco costo di elisir che hanno. Quindi sono ottimi per la difesa e per contrastare le truppe nemiche. Tante volte inoltre costringono l'avversario a utilizzare molto più elisir di quello che abbiamo speso noi per la difesa e in questo modo avremo un grandissimo vantaggio di elisir con una carta piccola come i pipistrelli. In particolar modo sono ancora più potenti grazie al buff che gli hanno fatto nell'ultimo aggiornamento di metterne 5 al posto di 4. La carta numero 9 è la fuorilegge, come sapete la mia carta preferita. Sono convinto che la fuorilegge sia diventata particolarmente forte per via del bilanciamento che è stato fatto. Infatti ora ha più vita e soprattutto raggiunge più velocemente le truppe e le torri nel momento in cui dasha verso l'attacco. Considerando il suo costo bassissimo di 3 elisir, il dash che fa ha un impatto grandissimo sulle truppe a cui va contro, quindi sta recuperando molto molto velocemente una importanza in questo meta che vedrete che continuerà a crescere a crescere. Infatti vi consiglio di prenderla nello shop se ce l'avete perché è una carta che vale veramente veramente tanto. Al numero 8 troviamo il nostro Boya, che è una carta che è veramente forte dal momento esatto in cui è uscita. Infatti possiamo considerarlo il killer di tutte le truppe che costano poco su Clash Royale. L'unica cosa che potrebbe lasciare un attimo sul dubbio se metterlo o no in questa classifica è il fatto che costa tanto di elisir, ma con una sola carta come il Boya noi possiamo liberarci di intere orde dall'avversario. E non solo di orde, anche di carte con poca vita, come per esempio il bandito o i barbari, che ci mettono pochissimo ad essere distrutti dal nostro boia a pari prezzo. Non dimentichiamoci che può targettare le truppe sia di terra che di aria, quindi nel momento in cui lo mettiamo dietro a un tank è imbattibile. L'avversario cosa farà? Metterà le sue varie orde e noi abbiamo il nostro boia che le distrugge tutte una per una. La carta numero 7 è la palla di fuoco, immancabile in praticamente tutti i deck di Clash Royale. Ovviamente ha un sacco di utilizzi, ma i più comuni sono sempre i soliti: andare contro i tre moschettieri, andare contro le pompe di Elisir, andare contro le truppe che stanno per morire, andare contro i barbari. Insomma, è una carta che noi possiamo usare quando e dove vogliamo. E il suo costo di 4 Elisir ci permette di liberarci di truppe che costano molto di più in un secondo. Alcune volte possiamo anche riuscire a vincere una partita grazie a una fireball lanciata nel momento giusto e alcuni giocatori veramente veramente bravi riescono a predire le carte che l'avversario metterà e lanciando in preventing la fireball riescono a liberarsi delle truppe ancora prima che facciano danno alle nostre. Insomma, un classico, proprio come il numero 6, la Zap, una delle carte più vecchie e anche più nerfate di tutto Clash Royale. Dall'inizio la conosciamo tutti e l'abbiamo sempre usata tutti, la Zap. Quella che distrugge tutte le orde dell'avversario. La Zap, è inutile dirlo, è fortissima contro un sacco di truppe, oltre che alle orde, anche contro truppe giganti come la Scintilla, perché le resettiamo la carica, contro il Drago Infernale, perché gli resettiamo la carica,
così come nelle difese, per esempio con la Torre Inferno, è comodissima e secondo me andrebbe messa in ogni deck. Ovviamente la Zap usata in un momento giusto può anch'essa essere un motivo per cui la torre nemica viene distrutta e quindi per farci vincere la partita, così come può essere veramente utile contro i deck che stanno spopolando al momento, ossia i bait deck. Immaginatevi una Zap di sufficiente livello per distruggere un barile goblin, quanto può essere potente. La nostra carta numero 5 è Log Rider, ovviamente una delle carte che abbiamo utilizzato di più in assoluto e chi non ha mai provato Log Rider, dai, l'abbiamo usato tutti prima o poi. Ed è sempre rimasta una delle carte più forti del gioco. Ovviamente non c'è tanto da dire su Log Rider, se non che è velocissimo, arriva subito alla torre nemica, fa danni diretti e fa tanti danni. Quindi direi di passare direttamente alla prossima carta, che tanto del Log Rider siamo tutti innamorati. La nostra carta numero 4 è il Tronco. Utilissima per distruggere le torri che hanno poca vita, utilissima per distruggere le principesse, ma soprattutto è la nostra carta di salvezza contro le orde nemiche quando siamo in attacco e contro i Goblin Barrel quando siamo in difesa. È una pozione che costa veramente veramente poco e malgrado sia inutile quando un avversario ha le truppe aeree, se parliamo di truppe di terra come magari gli scheletrini oppure i Goblin, la Tronco è veramente la nostra carta distruttiva. Senza contare che con qualsiasi altra carta dovremmo sprecare un sacco di elisir per distruggere la principessa, mentre con la Tronco è un gioco da ragazzi. La carta numero 3 è la Strega Notturna. Come sapete lei è un'applicazione ben precisa, infatti non è collocabile nei deck bait, bensì può essere utilizzata nei deck cumulativi. È veramente veramente forte e se pensiamo alla sua potenzialità pensiamo subito a la Strega Notturna dietro a un tank. Infatti tra lei e i suoi pipistrelli nel momento in cui il tank raggiunge la torre lei farà un sacco di danni insieme ai pipistrelli. Mentre in difesa può essere veramente veramente utile contro un sacco di truppe. Infatti oltre a fare danni lei spesso saranno i pipistrelli proprio a pensare a aiutare a difenderci. È una nuova carta ed è una leggendaria quindi è difficile da trovare ma se la trovate pensate bene di fare un deck con lei perché siamo nella top 3 e quindi direi che è veramente forte come carta. La seconda carta della nostra lista è lo Stregone Elettrico. Ragazzi, ha un sacco di potenzialità. Targetta due personaggi, resetta le loro abilità, li zappa ogni volta, quando scende fa una zap, fa danni, è veramente, veramente forte e si merita il secondo posto, secondo me fin dal momento in cui è uscito. Ragazzi, stiamo parlando di un counter completo e continuo per le Torri Inferno, per i Draghetti Infernali, per le Scintille e per tutte le truppe che hanno una carica. È veramente una carta quasi indispensabile in tantissimi deck, specialmente sul lato difensivo. Poi, ovviamente, dato che ha tantissime capacità e tantissime potenzialità, nel momento in cui ritornerà all'attacco come contrattacco, sarà veramente, veramente indistruttibile. E ragazzi, al podio della nostra classifica si piazza chi se non il Gran Cavaliere. È veramente veramente forte come carta, è appena uscita e di sicuro la nerferanno, però è veramente potente in questo momento quando sto facendo questo video. Praticamente sono tante carte tutte in una, è un tank perché ha tantissima vita, si libera velocemente dalle orde, fa un sacco di danni alle truppe e quando arriva la torre sono veramente veramente danni. Uno dei suoi svantaggi ovviamente è che costa 7 di elisir, il suo counter principale è il Pekka. Però sappiamo che non tanti deck hanno il pack in questo momento. Con il nostro Gran Cavaliere siamo a cavallo. Il Gran Cavaliere siamo a cavallo. E niente ragazzi, il video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Commentate dicendomi cosa ne pensate di questa classifica che ho fatto. E ditemi che cosa avreste messo al posto di questa carta o al posto di questa carta. Scegliete un po' voi e scrivetemi la vostra classifica qui sotto nei commenti. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!